iniziato un po' da questi grandi quadri blu che ho fatto. I quadri erano blu, questi qui con le pergamene. Quasi a voler uscire dal quadro, eccetera, invadere altri spazi. E ponevo dei segni, e questi segni anche dovevano avere un'energia diversa dal segno solo disegnato. Ho trovato dei fagioloni che io ho chiamato carrube. Li ho presi e li ho messi dentro. Voglio dire, sai già cosa puoi fare, ma lo trovi, ecco. Un senso di energia che ha questo colore, che non è il rosso, che è molto dichiarato, è molto intenso, è molto interno, e nello stesso tempo ha un'energia molto forte, quasi metallica, quasi di luce. Blu Klein ha sempre usato l'idea dell'energia. Blu di Giotto, tu dici, ma blu è... Io ho un blu oltremare. Io fino agli anni 80 ho lavorato su delle... prima erano pareti, era uno spazio così che conteneva tutti gli spazi anche, ma voglio dire, era uno spazio di una stanza, cercando di far uscire già questa pittura che era come se galleggiasse per la stanza. Che la pittura cos'era? Erano prima le macchie, le fusioni di piombo, poi c'erano dei tracciati sul muro, quasi per ricreare uno spazio mio su cui intervenire. E questo lavoro fatto direttamente sul muro, dopo l'ho trasferito su delle grandi, grandi tele. Quindi andiamo più avanti, no? Proviamo. E questa è un'idea che dovrebbe avere l'artista, quello di sempre andare oltre, no? Io ho lavorato sullo spazio dall'inizio, mettendo in discussione tutto questo. Qui parlo del 72, 71. Lavoravo anche su dei plexiglass che io graffiavo e poi ponevo a una distanza di 3-4 cm dalla parete, così da creare un'ombra. La pittura per me era in quella porzione di spazio che c'era tra la lastra e il muro, che non era nemmeno l'ombra. Poi a un certo punto ho cominciato a intervenire sull'idea del materiale, dell'indagine sull'energia vitale della pittura, l'energia già presente nei materiali, e lì il materiale ha cominciato a essere partecipi molto fisicamente dal mio lavoro. Se questa cosa dell'uscire dallo spazio e invadere altri spazi e sentire la pittura addosso era latente nei quadri dei punti e delle linee, era più mentale che fisica, qui diventa più fisica anche, in quanto è veramente, mi hanno parlato di pittura scolpita, ecco, tra virgolette, che a me non piace niente, però l'energia che contiene una pergamena è incredibile, perché si modella e si muove, è sempre vitale. Poi mi servo sempre di materiali, quasi sempre di materiali già usati dall'uomo, o in natura o non in natura. Lavoravo in un laboratorio di marmi di famiglia. Mi sono sempre trovato a contatto con del materiale e con degli artisti. Ho fatto l'assistente di Mastroianni negli anni 50, ho frequentato sempre l'Accademia e il liceo, ho sempre lavorato e mi sono sempre ritagliato uno spazio per iniziare, per dipingere, per fare il mio lavoro. Ho incominciato a credere fino in fondo a questa cosa all'inizio anni 60 e da allora praticamente ho cambiato tipo di lavoro di sostentamento, cioè sono andato a insegnare, io vengo da un periodo, ho iniziato a fare le cose in un periodo che era Torino, c'era il posto informale. Nello stesso tempo, ma questo nella seconda metà degli anni 60, è nato questo movimento dell'arte povera, con cui sono stato molto in contatto, con gli amici da Zorio a diversi altri, Anselmo, eccetera. E uno ha un'idea in mente, cioè per me è successo dopo il 66, così che ho capito, mi sono chiarito bene, abbastanza bene, perché c'è sempre... E chiarirsi le idee, eccetera, è di giorno in giorno, quindi non si sa mai tutto di se stessi. Però una gran parte, almeno sapere che cosa volevo fare, era dopo la metà degli anni 60. Io ho sempre avuto l'abitudine di scrivermi sempre delle cose che avevo in mente e che mi colpivano, quasi come dei flash. E quindi questo ha anche tratto, è diventato lo spunto per certe cose a cui pensavo già. Ci sono degli attimi, dei momenti o delle letture o della musica o degli incontri, molti incontri, che ti portano verso una cosa che stai pensando e che non avevi ancora sviluppato fino in fondo. E questo è lo scrivere. Di pari passo durante lo scrivere c'è stato
c'è sempre stato il fare degli schizzi, cioè mettere delle idee che ti vengono in mente e anche approfondirle riguardo a certi materiali che vuoi usare in quel momento. E sono cose che ti possono servire per fare un lavoro nuovo e entreranno a far parte di un lavoro nuovo e possono anche morire lì, puoi anche non fare questo lavoro. Oppure questa cosa può venire fuori dopo tanti anni. Cioè la vita di un artista è fatta anche proprio di sospensioni e di interessi molto cruciali con certe cose che gli succedono intorno. Cose che per lui le cerca senza saper di cercarle, perché le trova. Mi sveglio molto presto, questo mi è sempre stato. E poi ho sempre avuto questo senso di, che anche quello è dovuto al lavoro che ho fatto in precedenza, quasi di responsabilità nei confronti della giornata, del lavoro che devo fare. C'è stato un periodo, adesso non più, ma c'è stato un periodo molto lungo che se io andavo al cinema al pomeriggio mi sembrava di aver perso qualche cosa, o al cinema, o a divertirmi, eccetera, perché c'era questa idea del lavoro, della presenza, della responsabilità. Questa è una cosa che mi ha spiegato mio padre. C'è questo fatto che, vedere i film diventa una cosa di divertimento e non di cultura, come dovrebbe essere. L'arte è sempre politica, perché dal momento che uno pone se stesso di fronte a tutti, eccetera, e deve difendere, quello diventa una cosa molto seria. Poi l'arte fa bene. Va bene anche alle guerre, se ci fosse più arte ci farebbero meno guerre, dovrebbero far parte della società fino in fondo. Infatti invece si vede come sono sempre messe da parte. Parlo di arte, ma parlo di poesia, parlo di musica, parlo di tutto. Ma abbiamo faticato tutti, io quando avevo già 3 figli facevo 4 o 5 mestieri, avevo il tecnigrafo in casa, in soggiorno, chiamiamolo soggiorno, avevo una consulenza con una ditta di bronzi, con una ditta di marmi, insegnavo a scuola a Cuneo, tornavo a Torino e insegnavo la sera una serale, più sacrifici di quelli.